Buongiorno a tutti ragazzi, anzi buonasera, bentornati a Marco Azzurro 1926 sul mio canale. Oggi andiamo a parlare del Benevento. A me, che sto diventando? Sto diventando un campano sfegatato, sto diventando in questi periodi, eh sì. Oggi mi sono visto un attimo una partita del Benevento e devo dire che sono davvero felice. Attualmente siamo 2-2 all'86esimo e diciamo che ragazzi, Benevento con un gran cuore è riuscito a pareggiare dal 2-0. Attenzione! Ok, va bene. Un Benevento con un buon gioco, ordinato, compatto in campo. Oddio, compatto proprio no, eh. Cioè, il centrocampo ci stava solo un uomo oggi, ci stava solamente Dabo, che praticamente, ragazzi, è stato dolore e gioia per il Benevento. Davvero grande forza muscolare per Dabo, ma poi concretamente non ha fatto tante cazzate. Diciamo che a me interessava particolarmente Caprari perché ce l'ho al Fanta e ha preso 5,5. Attenzione qui. Porca troia! Attenzione a Sau. Madonna mia, che gol che ha fatto Letizia, ragazzi! Ha fatto un gol assurdo Letizia in diretta qui, proprio una botta dai 30 metri. Poi 3-2 Benevento, porca troia. Sono felice per i miei amici di Benevento, per De Lopez. Intanto qua sta diluviando. E niente, 3-2 Letizia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, è meritato. Meritato secondo me questa vittoria del Benevento. Io vi dico già che 30 minuti del primo tempo non li ho visti, ho iniziato a vedere dal trentesimo in poi, quando si stava sul 2-0, quindi ho visto il primo gol di Caldirola e il pareggio. Ma questo gol di Letizia, ragazzi, è una botta, una staffilata, anzi, una staffilata bellissima da 30 metri più o meno, fuori aria. Bello, raso terra sul primo palo. Ma è ancora in attacco il Benevento, ragazzi, è pazzesco, una voglia, un cuore. Pazzesco, ragazzi. Sono felice anche per Inzaghi, che per me comunque è un buon allenatore, soprattutto per queste squadre di bassa classifica, è un lusso. A me il Benevento sta molto simpatico come squadra. Attenzione qua perché la Sampdoria è parecchio bastarda. Bravo, bravissimo. Ma è stato davvero bravo il terzino del Benevento. Mia ragazzi, Letizia, che cazzo di gol. Come dicevo, a parte adesso il gol di Letizia, un grande cuore del Benevento. Adesso siamo al 90esimo, io chiudo, poi magari segnano, che cazzo ne so, e vi aggiorno il risultato. Però comunque finirà questa partita, gran cuore del Benevento. Grande gioco perché ha giocato in una maniera ordinata, compatta e piacevole. E quindi grande Benevento. Noi ci vediamo a un prossimo video da Marco Azzurro, che anche se oggi mi guardo il Benevento, sempre Forza Napoli, però domani giochiamo contro il Genoa, quindi vi faccio la reazione a Napoli-Genoa. Intanto adesso sono davvero felicissimo per il Benevento, che è una squadra che merita, anche come piazza. E noi ci vediamo alla prossima, bella.